Ciao a tutti, siamo qui con Riccardo Leonelli, regista della Contrada del Ghetto, che ha vinto la gara teatrale per la terza volta consecutiva. Quest'anno il Ghetto ha messo in campo, in scena, il Mercante di Venezia di William Shakespeare. Com'è stato rappresentare una tragedia di Shakespeare che è così complicata, ecco? È stato complesso, appunto, come tu hai anticipato, perché è un testo che oscilla sempre tra la commedia e la tragedia, in cui sono tanti personaggi, alcuni molto divertenti, altri molto tragici, quindi è stata una sfida, perché poi io cerco sempre ogni anno di fare qualcosa in più rispetto all'anno precedente. Quest'anno è stato un testo molto complicato, ci ha richiesto tanta fatica, però alla fine pare che ci abbia premiato, per fortuna. Com'è stato, diciamo, impegnarsi per tutti questi mesi per lavorare appunto ad un testo così complesso? Beh, sai, ci vuole sempre inventare un linguaggio nuovo, bisogna sempre mettersi in discussione, bisogna sempre fermarsi quando c'è qualcosa che non funziona e che vorresti che andasse meglio. Quindi è un lavoro di studio, di conoscenza, di ricerca continuo e soprattutto di sprone nei miei confronti stessi, nel senso che io devo cercare sempre di arrivare a qualcosa più in alto e quindi di essere più determinato in quello che faccio, sia nei confronti degli attori e di tutta la truppa. Com'è stato mettere, diciamo, d'accordo un po' tutti gli attori e trovargli il giusto ruolo per questa tragedia? Ma guarda, quello ormai, essendo appunto il terzo anno che collaboro con il Ghetto, è stato anche abbastanza facile, perché quando conosci le personalità di ciascun attore poi ti è più facile assegnare il ruolo. Poi in corso d'opera magari ti rendi conto se la scelta che hai fatto è giusta o sbagliata. Credo che anche quest'anno, come negli anni precedenti, sia stata piuttosto azzeccata e che ognuno abbia reso al 100% rispetto al suo ruolo. Come detto da Riccardo, ricordiamo che Andrea Bassetti è stato poi il miglior attore della Contrada del Ghetto. Esatto, nel ruolo premiato di Shylock, che è un po' il protagonista negativo della commedia, ma che strappa anche molte risate e fa anche tremare, insomma, nella scena del processo. È un cattivo piuttosto efficace. Bene, ringraziamo Riccardo per la sua disponibilità. Grazie a te e forza Ghetto.